Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi apriamo Draghi e dinosauri. Crazy Scienze da Lisciani. Draghi che tocco. DJ Dino è pronto per farvi scintillare. Ok, quindi un kit scientifico che brucia. Quindi apriamo un po' e vediamo un po' cosa. C'è qua, dice tutte le cose che ci sono dentro. Questo credo che sia per lo slime. Allora, questo è per lo slime. Questa è una vaschetta. Poi un uovo da rompere. Si deve rompere? Forse si devono mettere le. No, ma io lo vedo rompi in questo. L'uovo e poi nasce il tuo drago. Ah, qui nasce un drago. Allora, realtà, mettiamo questo kit qua. Poi ovviamente cosa c'è? Non è vero, è finto. Questi sono ossa, uno scheletro di dinosauro, penso. Questo è il drago da montare di legno. Ah, un puzzle, è un puzzle 3D. No, è un drago da montare di legno. E poi ci sono delle. Per prima cosa, dice, cosa fare? Uovo fossile di drago, la vaschetta e cerca in casa gli strumenti più adatti, tipo un martelletto per rompere l'uovo. Deponi l'uovo nella vaschetta. Scava con delicatezza. Niente qua. Al suo interno troverai tracce fossili di un giovanissimo drago bavuso. Sarà il primo indizio di questa scoperta. Sembra una nuce. Una nuce, una nuce grande. Pronti? Bella grossa. Pronti bimbi? Martellate piano piano. Piano piano, benissimo. E all'interno c'è un piccolo draghetto. Mattia, mi fai martellare con me per favore? Sì. Cos'è? Una crepa. Allora, qui ci spiega un po'. Delle ossa, delle uova dei dinosauri. Le uova dei dinosauri sono state ritrovate ancora all'interno i loro piccolini. E mentre, ovviamente morti. Certo, mentre i draghi sono figure mitologiche che non sono mai esistite, ovvero non sono state mai trovate reperti. All'inizio degli anni 90 in Cina fu ritrovato un gigantesco uovo di dinosauro risalente al periodo del Cretaceo. Ospitava al suo interno l'embrione del fossile Baby Louis, che fu chiamato così il piccolo dinosauro, in attesa di capire a quale specie appartenesse. Si scoprì in seguito che apparteneva a una specie apparentemente alla famiglia degli Oviraptor, oggi chiamata chiamiamo questa specie cucciolo di drago. Sarebbe questo qui. Si inizia, ragazzi, a vedere il nostro piccolo. È un triceratopo. Vediamo. Sì, è un triceratopo. Tutti e due, vai Mattia, vai. Mattia, allora un Mattia a mani nude. Un paleontologo a mani nude. Bravo, picchetta. Mattia, faccio io. No, io. Un piccolissimo, minuscolissimo triceratopo. È un triceratopo. Sembra che tiene un corno. Uno. Io ne vedo due. Ah, adesso ne vedo due. Che bello. Quanto è carino. Allora, adesso la cosa che io odio è arrivata. Colla trasparente, attivatore liquido, colorante rosso, la vaschetta e un bastoncino per mescolare. Siamo pronti? Sì. Qui abbiamo preso tutto, gli ingredienti. Bastoncini, pronti? Tu sei pronto? Sì. Mettere questo prima. Versiamo la colla nella vaschetta. Versa. Attenzione. Tanto. C'è qualche tappo, aspetta. Tanto. Tutta. Piano piano, attenzione. Versa tutto. Alla colla dobbiamo aggiungere il colorante rosso. Pronti? Perché sennò c'è rosa. Metto io. Oppure già è andato un pezzo. Questo. E mescoliamo tutto bene. Beh, se non si vede neanche un po' di bianco. Con bianco.
Una volta mescolato per bene. Slime alla fragola. Una volta mescolato bene, bisogna mettere l'attivatore per slime un pochettino alla volta. Mescolate bene. Beh, questo slime sembra bello. Che poi diventerà bava di dinosauro. E poi possiamo fare un sonno, perché qua dice costruisci il tuo sonno di bava di dinosauro. Ok, allora dobbiamo... Vedi come diventa bello denso? Sì, sta diventando... Questo è già diventato... Devi mescolarlo bene. Piano piano. E mescoli, mescoli, mescoli. Piano piano, bimbi. Piano piano, abbassa le mani. Adesso le istruzioni ci dicono di immergere i pezzi nello slime. È una cosa che a noi non piace, quindi lo monteremo così. Sì. Pronti? Pronta! Ed eccolo qui, il nostro piccolo tiranosauro. Ha sempre la bocca Ha sempre la bocca spalancata, perché mangia sempre e urla tanto. Queste sono le tre tavolette di legno con le quali si deve montare un bel draghetto. Sì, abbiamo finito il drago, in realtà dobbiamo montare ancora le ali. Però ci vuole un pochettino. Ci vuole un pochettino. Ci vuole un po'. Va bene. E per è bellissimo. E per questo video è tutto. Lasciate un like, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao!